La crisi di maggioranza in comune non accenna a placarsi e a rientrare. Ieri ennesimo problema nel momento dell'ordine del giorno su Porta Barete, quando il consigliere di Forza Italia Daniele D'Angelo è uscito dall'aula. D'Angelo non ha voluto rilasciare dichiarazioni, a quanto pare la linea dei forzisti per ora è questa. Del resto hanno già ampiamente fatto presente la situazione. Maggioranza che già contava 4 assenti, Maccarrone, Vittorini, Gianni e Flamini, per motivi di salute e lavoro, e così ancora una volta è mancato il numero legale. In maggioranza ne sono rimasti 15, erano necessari 16 consiglieri. L'opposizione è uscita dall'aula per la seconda volta in un mese, stesso copione, seduta sciolta. Forza Italia non ha rivendicato alcunché, ma subito dopo si è tenuta una riunione di maggioranza dove si avrebbero volate parole grosse contro i forzisti. La vicenda dello strappo tra forzisti e biondi sembra assumere ora contorni nazionali ormai, tant'è che arriverà in città probabilmente lunedì il senatore Maurizio Gasparri, perché questa crisi a livello locale rischia seriamente di avere ripercussioni a livello delle regionali. La questione è sempre la stessa, Forza Italia chiede un riequilibrio in giunta dopo l'addio di Tinari. Il sindaco dice no. Ieri è mancato nuovamente il numero legale in consiglio comunale e noi come maggioranza ci prendiamo la responsabilità di quanto accaduto. Purtroppo la mancanza di tanti consiglieri che per malattia non potevano venire è stata determinante. Alcuni altri consiglieri non si sono presentati nel momento del voto e questo è qualcosa di inqualificabile, per questo chiediamo scusa. Noi come Fratelli d'Italia ci siamo presentati tutti quanti e ci prendiamo la responsabilità di portare avanti tante delibere importanti come quella di Porta Barete e quella del polo scolastico di Sassa. Purtroppo c'è bisogno che tutti i consiglieri comunali si prendano e si assumano le responsabilità necessarie per poter mandare avanti l'azione amministrativa. L'opposizione ovviamente è più che polemica, parla di una maggioranza litigiosa, anche se in questo caso c'è il sospetto che ci siano dubbi in maggioranza anche sulla delibera di Porta Barete, sulla quale non ci sarebbe accordo. In realtà di quell'area fragile e delicata che avrebbe davvero bisogno di una riqualificazione urbanistica non se ne parla e c'è una permuta su proposta di un imprenditore privato che sana un contenzioso annoso con il comune e cede al comune un'area assai poco significativa con un riassetto della viabilità fumoso e complesso e alla fine, nonostante questo provvedimento da noi osservato, criticato, sia stato difeso in aula in maniera arrogante, poi quando si è andati a votare è mancato il numero legale, una brutta figura che fa seguito ad altre brutte figure perché nel giro di poco più di un mese il numero legale è mancato 3 volte.